And negatives, just sticking to the delta. We thought we were safe, but there's obviously something wrong. How you want to approach the last part of the race? Do you want to attack every lap or chill out and go again? Have a think. P1, well managed. Well managed. Sì ragazzi, finalmente si riscende in pista, ma cosa ancora più importante, non solamente si ritorna a dare un po' di gas in pista, si ritorna anche su questo canale con i video dedicati al mondo dell'automobilismo. Oggi primo video dove vi porterò in una gara ad Hockenheim, perché non Hockenheim, visto che è l'ultima tappa del mondiale di Formula 1, ho proprio fatto tappa a Hockenheim, ho deciso di scaricare una mod e lanciarmi in pista. La gara che andrete quindi a vedere è una gara contro i bot, ma comunque ricca di emozione, ricca di adrenalina, quindi non perdetevela. E mi raccomando, soprattutto se vi piacesse questo format e voleste vedere sempre più video incentrati al mondo del sim racing, non esitate a lasciare un pollicino in su. L'intento sarà quello di portarvi video costanti sul mondo dell'automobilismo, su quindi che saranno principalmente gare, poi a breve uscirà Assetto Corsa Competizione, insomma cercare di ritagliare uno spazio comunque importante al mondo del sim racing. Bene, non mi resta quindi che augurarvi buona visione e niente, godetevi la gara perché merita assolutamente. Buona visione. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Partiremo in 12esima posizione dopo delle qualifiche incredibili, ma prima di partire verifichiamo che il setup sia tutto in regola. In realtà il setup non c'è molto da cambiare perché lascerò quello standard, ma per quanto riguarda l'elettronica disabilitiamo subito il controllo di trazione, che magari attiveremo in un secondo momento. Questo perché? Perché se si lavora bene con la frizione si ha una partenza sicuramente migliore che non con il controllo attivo. Benzina, benza ne abbiamo, 7 giri di gara e ne abbiamo a sufficienza. Gomme soft, speriamo che non si degradino troppo e di non distruggerle subito. Quindi siamo pronti, mani sul volante, iniziano a accendersi i semafori, vediamo se appena ci fa ingranare la prima. Ok, prima su, frizione giù, acceleratore a metà e abbiamo, vai, dai dai dai, pattinato tanto, ma forse era meglio tenere il controllo di trazione attivo. C'è subito un po' di imbuto alla prima curva qui ad Hockenheim, ma ne usciamo bene dietro a questa Huracan. Proviamo a buttarci all'interno sperando di fare un buon ingresso. Freniamo senza tamponare nessuno. Attenzione alla Z4, compagna di squadra, che non ci chiuda la porta. Lasciamogli lo spazio un po' troppo forse. E via sul primo rettilineo infinito. Controlliamo gli specchietti, controlliamo il nostro elicorsa che ci aiuta a non fare maialate. Sesta, e beh, il piede giù ce l'ho già fin dall'inizio. Prepariamoci la staccata. Forse potevo fermare un pelo dopo, ma va bene così, almeno questa curva devo migliorarla. Ma in realtà questo praticamente sarà il quarto giro dopo 2-3 tentativi di qualifica. Non è che l'abbia provata molto questa pista, ma non è male, mi piace un sacco Hockenheim. Porco due, scusa man, ma quanto cavolo vi siete fermati lì? È da ricordarvi che quando c'è il trenino, beh, i punti di staccata e di frenata cambiano e dovete regolarli. Cazzarola, il dossino, il banco mi ha un po' sbilanciato, però perlomeno sono tutti in coda perché c'è una Ferrari 458 là davanti che fa da tappo e noi ci possiamo accodare il trenino provando a rimanere incollati e cercando magari di tenere traiettorie pulite e magari provare degli incroci. Una McLaren è uscita là davanti, possiamo approfittarne perché ha rallentato un po' tutto il gruppo, ma sono un po' imbottigliati in questo momento. Prima curva, lasciamo spazio all'interno, io lo spazio che l'ho lasciato. Non chiudete mai, perché se c'è una macchina in mezzo chiudere vuol dire probabilmente vi girate più voi che non gli avversari. Siamo comunque in una buona posizione, siamo 1, 2, 3, 4, quinta, quarta, no, quarta posizione, scusatemi, a meno che non ci sia qualcuno che sia già fuggito. Che figata! Adesso voglio controllare le pulsazioni dopo il primo giro
perché erano a 49 prima di partire, vediamo un po' adesso, secondo me sono saliti a 80, 73, ah che figo, che figo, ci sono dei momenti in cui poi salgono anche a 120. La butta così, ma molto ottimista per poter pensare poi di farla. Attenzione alla lap, si pestano e si menano per bene. Abbiamo movimento dietro, negli specchietti vediamo un'Audi molto aggressiva. Non vorrei lasciarli all'interno qua. Piccola frizzatina di gioco. Quello che potete vedere, ho deciso anche di riempire la griglia, non sto giocando online ma contro i bot, perché questa pista comunque è una mod, non ho trovato nessun server purtroppo che avesse già qualcuno che ci stesse giocando. Questa curva non la so fare, merda all'interno. Porco due demonio! Affanculo, bot di merda! Arbitro! Non gli dà neanche la penalità, eh! In chiave Verstappen! Era lui secondo me. Va bene, gara compromessa. Purtroppo il cugino di Verstappen ci ha fatto fuori, ma noi possiamo comunque recuperare qualcosa. Mi piaceva però essere accodato a qualcuno, perché conoscendo poco la pista, cioè la conosco la pista, ma non ci ho guidato tanto, quindi non conosci bene alcune staccate, le traiettorie più o meno le sai, però dietro a qualcuno hai il tuo riferimento e diventa molto più facile guidare. Adesso, concentrati e ricusciamo, abbiamo una Porsche davanti, abbiamo un gap di 2.3 secondi. Se riuscissimo già ad accodarci alla fine di questo giro sarebbe grandioso, ma mi sa che riusciremo a fare anche meglio. Le gomme sono perfette, sento belle incollate, ho alzato un po' la pressione delle gomme e devo dire che ho fatto bene. Frenata più o meno ai 150, forse più 147, forse potrei azzardare qualcosina in più. Tornantino cattivo, potrei metterla prima prossimo giro. Abbiamo fatto dei bei settori viola, quindi più veloce in pista perlomeno in questi intertempi. Curva in pieno in quinta. Bene, ci siamo già accodati, ma qua entriamo nella parte guidata dove non è facile superare. Come avete visto l'Audi, era un Audi mi sembra, o una McLaren che ci aveva buttato fuori. Buttarsi all'interno qua è molto rischioso. Adesso silenzio per un giro e mezzo e godiamoci questo momento e tiriamo sul volume. Un secondo che devo anche alzare il volume senza schiattarmi. Andiamo! Thank you.
Ok, torniamo a noi. Io ho perso un po', cercando di abbassare un po' il volume per poter tornare a parlare con voi. Siamo al penultimo giro, rotta qua, tutta cambiata, gente ferma, qualche errore da parte di qualcuno, ha rallentato tutto il rispetto, porco demonio, McLaren. Spesso l'esterno qua vedo che non paga tanto contro sti bot, non so come, penso di averlo quasi compenetrato. Uno quasi fuori pista. Ok, dai, voglio superare almeno altre 2-3 macchine entro la fine di questa gara. Siamo perlomeno entrati in decima posizione, a punti ci siamo andati, ma non è ancora finita. Vorrei spostare un po' il bilanciamento freni sull'anteriore, che l'ho spostato un po'. Oh, merda, mi ha tirato una frizzata il gioco assurdo. Sono rimasto piantato in seconda. Oh, meglio così la frenata. Dai. Abbiamo... Beh, la Mercedes dobbiamo superarla. Ok, obiettivo superare Mercedes. Oh, l'Audi che mi ha buttato fuori. Questa è stata un'entrata un po' aggressiva, ma... Dai! L'abbiamo portata a casa! Ok, Audi nel mirino. Curva! Ma anche la Huracan, perché lì sbagliano spesso. Lenti, bella trazione, gomma anteriore sinistra che sta iniziando a chiedere pietà per le temperature, perché come sappiamo questa pista ha tante curve che incidono sull'anteriore sinistra. Questa è una di quelle poche che va curva destra, cioè che è curva, dai, scarica il peso sulla ruota anteriore destra. Di nuovo tornantina a sinistra, parabolina a destra, ma porco merda, no? Visualizza più tardi, grande, ce l'ho fatta, ok, il mouse è volato per terra, ma... Mi sta distraendo quel mouse per terra, là, con il laserino. Che miseria, tutto deve succedere in sta gara, frizzatina, incidente, merda, devo anche cambiare. No, di nuovo l'Audi dietro, che è pericolosa quell'Audi. Ottava posizione. Qua c'è un bel gruppetto tutto unito. Un po' me li porto via tutti con me. Quella ha sbagliato. Potrei puntare l'attacco al tornantino. Due in un colpo, mi filo in mezzo. Ci provo. Fuoco due. Mamma mia che parata. Mamma mia. Non ci credo su questa posizione. Oh, al photo finish, no! Oh, gara, quinta posizione, sessione conclusa. Mamma mia che gara, fatemele vedere adesso le pulsazioni, perché adesso sono salite secondo me. Eccoci di nuovo qui ragazzi, che gara è stata? Spero vi sia piaciuta, è stata veramente super emozionante, mi è piaciuta molto nonostante magari l'incidente iniziale, anzi forse proprio quello l'ha resa anche migliore, perché trovarsi in fondo al gruppo e dover rimontare, c'è un po' di frustrazione all'inizio, ma poi è stato bello e soprattutto secondo me è stato bello da vedere. Vi prometto che arriveranno molti altri video, se vi fosse quindi piaciuto mi raccomando, importantissimo, lasciate un like qua sotto, vi costa poco ma aiuterà sicuramente molto questi video a crescere, soprattutto mi daranno quello stimolo a cercare di far sempre meglio e continuare a portare avanti questa serie. Poi lo spazio lo trovate anche qua sotto nei commenti, commentate come vi è sembrata la gara, se aveste anche degli spunti per migliorare la mia guida o migliorare in generale la serie, io sono più che accetto ad accogliere i vostri suggerimenti per poter continuare a migliorare questa serie. Poi ho un sacco di idee che mi piacerebbe poi portare avanti, anche roba un po' più in real, tipo se vi piacesse venire qui a giocare con questo. Ci faccio un pensiero, organizzeremo un bel weekend dove ci spaccheremo qua, poi
tutto questo sono tutto work in progress, quindi rimanete sintonizzati per non perdere tutto gli sviluppi futuri che ci saranno. Grazie ragazzi e alla prossima. Un saluto dalle Ghost 90.